soprattutto sono qui per esprimere la più sincera, la più affettuosa, la più accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi, ai feriti e alle comunità che sono state colpite da questa tragedia. Oggi l'Italia piange queste vittime e si stringe a loro, tutti gli italiani si stringono a loro con affetto. Ma il governo deve riflettere su quanto è accaduto e deve prendere dei provvedimenti perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato. È un grande segnale di vicinanza a Canazei, al Trentino, ma a tutti i territori colpiti da questa tragedia. Un grande segnale di umanità e un grande segnale di attaccamento al territorio. Stamattina mi ha chiamato il Presidente della Repubblica manifestando la propria vicinanza ai familiari delle vittime e il proprio cordoglio. Non è un teatro facile quello di questa tragedia. Ricordo solo a tutti voi che si è staccato un blocco di detriti e ghiaccio lungo 200 metri, largo 60 metri e spesso 30 metri. Poi in campi da calcio spessi 30 metri. Le ricerche lo dobbiamo ai familiari, lo dobbiamo a chi è ancora lassù e continuano e le porteremo avanti all'estremo, è tanto vero che chi è addetto alle ricerche è già su dopo questo temporale. La discussione che stiamo facendo arriva in un momento cruciale della storia del nostro Servizio Sanitario Nazionale, in un momento in cui si incrocia la sfida ancora aperta della pandemia. Anche i dati di questi giorni ci dicono come ancora siamo dentro questa partita, pur avendo strumenti che ci mancavano chiaramente negli anni precedenti, nelle prime fasi di battaglia contro il Covid, e però dentro questo tempo nuovo della sfida al Covid abbiamo oggettivamente condizioni nuove e diverse in cui possiamo provare ad aprire una stagione diversa di investimenti. Divertitevi!